Ci dobbiamo aspettare una bellissima edizione del Festival Internazionale del Balletto e della Musica di Nervi, una manifestazione promossa dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, realizzata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in collaborazione con Porto Antico, una manifestazione che vede il sostegno di molti soci privati. Dopo un periodo di astinenza dal balletto e dalla musica, finalmente si torna in scena con un grande spettacolo inaugurale dove la grande musica e due grandi interpreti italiani come la pianista Beatrice Rana e il maestro violoncello Mauro Brunello, che accompagneranno 7 étoiles internazionali in una serata che è stata ideata appositamente per Nervi, dove danzeranno insieme nei passi a due le coppie, così come si è previsto per legge, e poi tanti assoli e tanta bellissima musica. Abbiamo realizzato una capienza per il pubblico di circa 1000 spettatori, questa sera abbiamo sostanzialmente un sold out, nelle prossime sere si alterneranno in un fil rouge caleidoscopico molte figure importanti, non solo della danza, poi il resto è musica, grande musica, a cominciare da Mario Biondi sabato 18 e poi ancora Gambetta domenica 19 e poi ancora Roberto Vecchioni, Giovanni Allevi e tutti importanti protagonisti. Dulcis in fondo, una serata con il grande Arturo Bracchetti. Sono molto felice e molto emozionata questa sera di essere qui, perché è un momento molto importante, non era così scontato di poter riuscire a realizzare questo festival. Devo dire che è stato un grande lavoro di squadra, è stato difficile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e quindi eccoci qui. E questo festival rappresenta e vuole raccontare come sicuramente la cultura sia in grado di regalare delle emozioni, sia in grado di far tornare le persone a stare insieme e a emozionarsi insieme. E credo che tutto quello che racconterà e che verrà raccontato all'interno di questo festival attraverso la musica e la danza permetterà proprio questo, di far ritrovare le persone e di farle emozionare insieme. Abbiamo cercato di lavorare seguendo tutte le massime regole, le abbiamo rispettate, quindi credo che sia stato tutto organizzato nella massima sicurezza, in tutto quello che viene richiesto per le misure anti-Covid. Nel luglio del 55 il primo festival internazionale del balletto a Nervi, sarebbero stati in questi giorni 65 anni, però sono cambiate le cose, nel frattempo c'è stato anche in questo caso qua un lockdown, ma da 2 anni abbiamo ripreso questa tradizione, cambiandola in una maniera diversa perché sono cambiati anche i tempi, però è un grande orgoglio essere qua questa sera, di aprire la prima serata del secondo anno consecutivo in cui questo sogno qua è diventato realtà. Siamo in una location incredibile, Nervi è una meraviglia, questi parchi ora sono perfettamente manutentati. Invito tutti i genovesi a venire a godersi una serata straordinaria sentendo musica, vedendo dei balletti meravigliosi con l'orchestra del Carlo Felice. Oltre al festival, cioè, vogliamo che tutta Nervi come delegazione viva fortemente il festival, e quindi abbiamo organizzato un fuori festival, quindi tante manifestazioni dalle ore 18:30 che vedono Nervi con il suo tessuto commerciale, economico, culturale come protagonista di un pre-festival. Nelle vie cittadine c'è musica, intrattenimento, arte, cultura che fanno vivere Nervi e la delegazione.